tutti. Apriamo oggi il telegiornale con notizia positiva: la possibile fine di un conflitto aperto sul territorio da oltre 700 anni. Passiamo ora la linea alla nostra inviata Rachele da Ceva per fare il punto della situazione. Grazie e buongiorno da Ceva. Sono qui oggi per raccontarvi le prime testimonianze che abbiamo di questa guerra. È proprio la torre alle mie spalle, l'unica testimone rimasta dal 7 ottobre 1331, primo giorno delle incomprensioni tra il fiume Tanaro e i Cebani. In quel giorno la furia del fiume distrusse 4 dei 12 archi dell'antico ponte, di cui questa torre era una porta d'accesso. Da allora le alluvioni si susseguono a cadenze regolari, ma nonostante ciò l'uomo per moltissimi anni ha continuato a stringere gli argini e a costruire nelle aree golenali. Grazie Rachele, ora che abbiamo chiare le ragioni di questo conflitto facciamo un balzo in avanti agli anni 70, in cui qualcuno capì l'esigenza di un piano regolatore per Ceva. Venne istituito, ma nonostante questo le alluvioni continuarono con i loro danni. Margot ci spiegherà perché. Ecco, mi sono vicino al fiume Cevetta, complice del Tanaro che con lui ha causato forti alluvioni, tra cui quella del 94. Nonostante il piano regolatore, quindi, i fiumi cebani continuano a causare danni? Sì, e questo è perché l'uomo non può controllare questi eventi naturali e ci vuole molta volontà e tempo perché si possa applicare il piano regolatore. Quando la pace sembrava sfumata, i cebani hanno capito che serviva un ulteriore strumento, ma so che lo presenteranno alcuni ospiti in studio e quindi ti lascio la linea. Grazie Margot, hai effettivamente ragione ed è servita pure l'alluvione del 2020 per far capire ai cebani i propri errori. Abbiamo intervistato alcuni studenti del CFP Cemon, che è stato colpito in più occasioni dal fiume Tanaro. Saranno proprio loro a spiegarci perché questa guerra sta per finire. A ottobre 2020 abbiamo avuto paura dell'altra faccia del Tanaro, abbiamo imparato molto da questo avvenimento, ci ha segnato ed insegnato l'importanza di essere un gruppo, di conoscere i rischi e di cooperare nel mondo del bisogno e abbiamo scoperto l'esistenza del piano di protezione civile. Oggi sappiamo che con il piano regolatore applicato e il piano di protezione civile a disposizione dei cittadini è possibile una sopravvivenza tra il Tanaro e i Cebani. Oggi siamo anche qui per informare che è importante che le persone sappiano dell'esistenza di questi due strumenti per ottenere questa pace, ristabilire quell'equilibrio che con il Tanaro si è rotto centinaia di anni fa. Siamo fiduciosi quindi, la pace sembra arrivata per durare. Come in tutti i conflitti, anche quelli personali, conoscere e ascoltare l'altro, in questo caso il Tanaro, ci aiuterà a superare le barriere e a vivere in armonia.